Il comune di Campomarino ribadisce la sua contrarietà per l'arrivo dei migranti. Il sindaco, preoccupato per la sicurezza sanitaria di cittadini e turisti, presenta ricorso al TAR. Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro una mala gestione della politica in periodo di pandemia, spese e rimborsi in piena emergenza sanitaria. Un nuovo studio in ambito nazionale mette in risalto le principali cause di morte per il coronavirus. Il Neuromed in prima linea per la ricerca scientifica. Il sindaco di Larino Puchetti e la soprintendenza regionale firmano un accordo per l'apertura del parco archeologico fino al 17 ottobre del 2020. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento del telegiornale. Un nuovo caso positivo al coronavirus oggi in Molise su 155 nuovi tamponi eseguiti. Si tratta di una persona di Boiano, rientrata però dal Kosovo. L'uomo è asintomatico e si trova adesso a domicilio in isolamento. Al momento sono 34 le persone in casa senza sintomi. Al Cardarelli di Campobasso invece sempre un ricovero all'interno del reparto di malattie infettive. E parliamo adesso di rimborsi e spese di mandato percepite anche in piena pandemia. In Molise la regione non risulta virtuosa in Italia per aver continuato a corrispondere in periodo di emergenza sanitaria, consiglieri regionali, rimborsi e vari privilegi. A denunciare questa situazione l'esponente di opposizione in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, che punta il dito contro una politica mal gestita e poco rispettosa nei confronti dei propri cittadini in periodo di pandemia. Nei giorni scorsi, tuona Greco, le cronache nazionali hanno mostrato con quanta indifferenza una certa politica abbia continuato a percepire fondi ingiustificati anche in periodo di crisi. E ha creato non poco scompiglio la fuga dei migranti di origine tunisina da un centro di Campomarino. Sulla questione il comune prende le distanze e comunica la sua contrarietà all'arrivo di quest'ultimi, impugnando anche la decisione di Ministero e Prefettura, ma vediamo nel dettaglio. Sconcerto e caos dopo la fuga dei 32 migranti di origine tunisina fuggiti da un centro di Campomarino. Si tratta di persone tutte sottoposte a quarantena preventiva dopo l'arrivo in Molise. A farsi sentire in queste ore è il primo cittadino, Pietro Donato Silvestri, che comunica come la posizione del comune sia stata fin dall'inizio di totale contrarietà all'arrivo e alla permanenza dei migranti nella struttura del Lido, sia per ragioni sanitarie che di sicurezza urbana. Per questo, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte della prefettura, già il giorno seguente il sindaco afferma di aver diffidato le autorità competenti ad annullare la decisione e trovare altre soluzioni, ribadendo anche nell'incontro tenutosi a Campobasso con i vertici della prefettura lo scorso lunedì. Non avendo ottenuto alcun risultato nell'interlocuzione istituzionale, ha detto Silvestri, io e la mia giunta abbiamo deciso di presentare ricorso al TAR per impugnare le decisioni di Ministero e Prefettura. I motivi sono da ricollocarsi all'impossibilità di allocare in piena estate 83 migranti nel lido balneare del comune costiero, soprattutto all'interno di una struttura su cui l'ASREM e il Comando dei Vigili del Fuoco avevano accertato gravi difformità. Da ribadire poi la questione dedicata alla diffusione del coronavirus. Test sierologici per capire se si è entrati in contatto con il Covid-19, una procedura fondamentale nella lotta al nemico invisibile. Per questo scende in campo la Croce Rossa. Il Comitato di Isernia, tuttora impegnato in varie delicate attività nell'ambito dell'emergenza sanitaria, ha deciso di organizzare delle giornate dedicate ad effettuare e garantire servizi alla popolazione. Verranno invitati vari comuni della provincia ad aderire ed eventualmente a predisporre spazi idonei o supporto logistico. Per informazioni basta contattare la Croce Rossa al numero 0865 41 21 80.
E restiamo sempre in tema sanitario. Per un paziente ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, i principali indicatori di maggiore rischio di mortalità sono l'età avanzata, il decadimento della funzione renale, l'elevato livello di infiammazione presente nel sangue. Sono questi i risultati di uno studio guidato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione Neuromed di Pozzilli in collaborazione con la Clinica Mediterranea Cardiocentro di Napoli, l'Università di Pisa ed altri 33 centri clinici italiani. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale, ha preso in esame 3.894 pazienti affetti da coronavirus ricoverati in ospedali italiani dal 19 febbraio al 23 di maggio. E tra gli argomenti affrontati dal Consiglio regionale, i fondi per la non autosufficienza e l'attività svolta in Molise per il contrasto ai pericoli della diffusione del virus. Ma andiamo a vedere. L'ultimo Consiglio regionale, prima delle ferie estive, si è occupato dei fondi per la non autosufficienza, argomento che è stato presentato dalla Presidente della Quarta Commissione Consiliare Filomena Calenda attraverso la relazione conclusiva sui piani attuativi. La relazione riporta la sintesi dell'indagine conoscitiva svolta in diverse sedute dall'organismo consiliare in attuazione di uno specifico ordine del giorno in merito approvato in precedenza dal Consiglio regionale. Al termine del dibattito il Consiglio ha approvato con 13 voti favorevoli e 5 astensioni il solo ordine del giorno, dove si chiede al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore alle politiche sociali di porre in essere le azioni necessarie, sia a livello regionale, sia attraverso la contrattazione con le istituzioni nazionali, per individuare i fondi necessari a soddisfare il maggior numero di richieste mediante anche la ripartizione dei finanziamenti previsti dal decreto rilancio. Intanto il presidente Donato Toma ha quindi voluto informare il Consiglio regionale dell'attività che si sta svolgendo in Molise per il contrasto ai pericoli della diffusione del Covid sul territorio. In particolare il presidente ha dato notizia dell'attività svolta dalla Protezione Civile regionale in soccorso dei migranti giunti in regione e ospitati nelle strutture di Campomarino, Campolieto e Isernia. Ha ricordato che per ciascuno di questi le strutture regionali demandate hanno acquisito le schede sanitarie redatte al momento dello sbarco dei migranti in Italia e le risultanze del test sierologico svolto in Sicilia. Di conseguenza si è provveduto a ripetere i test anti-Covid con tampone dai quali sono emersi 2 contagiati. Il medesimo test verrà ripetuto nei prossimi giorni per verificare se i 2 soggetti positivi hanno trasmesso il virus ai loro compagni di viaggio. E dai fondi POM, Programma Operativo Nazionale, che serviranno per garantire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso a studenti in difficoltà, buone notizie per il Molise, quanto riferisce la portavoce alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, Rosalba. Testamento al Molise andrà la cifra di poco più di 749.000 euro. E si torna a parlare della gestione del Covid in Molise. Toma e vertici ASREM puntano tutto sulla struttura del Cardarelli. Tuttavia le critiche di molti restano nonostante la decisione del Ministero della Salute. Ma andiamo a vedere. Tornano a riaccendersi i riflettori sugli ospedali in Molise per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19. Dopo la conferma del Ministero della Salute per la struttura di riferimento del Cardarelli di Campobasso come centro hub, le polemiche non si placano. In questi giorni a farsi sentire anche l'ex presidente della Regione Michele Iorio, che ha riportato il caso in aula nella seduta settimanale del Consiglio, chiedendo anche l'iscrizione di un ordine del giorno, che è stato però poi respinto. Sabato, sempre sulla situazione, invece ci sarà una conferenza a Termoli della Curia, che pare invece fosse a favore del Vietri come sede dedicata.
Dal canto suo, il presidente Donato Toma invece si dichiara soddisfatto della disposizione di valorizzare e realizzare un'area dedicata all'interno della struttura di Contrada Tappino per la cura del coronavirus e dice che verrà però dato anche spazio al nosocomio di Larino per il bene dei cittadini con progetti atti alla sua valorizzazione. Il piano decisivo, ricordiamo, scritto anche dai vertici ASREM, prevede l'aggiunta al Cardarelli di 9 posti letto, a cui vanno ad aggiungersi 3 ad Isernia e 2 a Termoli, per una spesa complessiva di 9,2 milioni di euro. Una scelta per Toma, il dirigente dell'azienda sanitaria molisana Oreste Florenzano, necessaria per garantire sicurezza ed efficienza nella cura del virus. E la consigliera regionale Filomena Calenda interviene sulla scarsa sicurezza del bivio di Sesto Campano lungo la statale 85. Il trafficato tratto, infatti, dice, è stato spesso teatro di incidenti con conseguenze anche tragiche e ad oggi poco o nulla è stato fatto per metterlo in sicurezza, motivo per cui Calenda ha voluto portare a conoscenza di ANAS e vertici preposti le istanze di numerosi automobilisti. L'assenza di impianti semaforici o rotatorie che permetterebbero il rallentamento del traffico, ha spiegato, negli ultimi tempi gli automobilisti hanno lamentato uno stato di abbandono dell'intera area e per questo chiedono soluzioni celeri. Parliamo adesso delle polveri sottili inquinanti emesse in atmosfera dai gas di scarico dei veicoli e dalle industrie che minano anche la salute delle persone. A Venafro migliora la situazione ambientale nell'Interland, ma vediamo il contributo. Pur con percentuali di polveri sottili inquinanti più elevate nel centro cittadino di Venafro, i dati relativi a maggio e giugno riguardo a questi sforamenti di polveri nell'aria sono risultati nella norma nei vicini centri abitati di Sesto Campano, Montaquila e Pozzilli. I residenti della Piana Venafrana chiedono di implementare il monitoraggio della qualità dell'aria al confine con le regioni Campania e Lazio per comprendere appieno le principali fonti di inquinamento. L'indagine sostenuta dall'ARPA ha l'obiettivo di aumentare le conoscenze delle polveri PM10 e PM2,5 ed analizzarne la composizione chimica. Il PM10 indica un insieme di polveri inquinanti altamente nocive per l'uomo. Si tratta di particelle liquide e solide generate dai gas di scarico delle auto o dall'inquinamento degli impianti industriali. Il PM2,5 invece è un tipo di particolato in grado di penetrare profondamente nell'apparato respiratorio, provocando disturbi acuti e cronici come asma e bronchite, e nell'apparato cardiocircolatorio. Nei mesi scorsi, nei paesi che gravitano attorno a Venafro e alla trafficata statale 85, sono state svolte campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con l'ausilio di un laboratorio mobile attrezzato per la raccolta dei dati sull'inquinamento dell'atmosfera, dati che purtroppo confermano come il centro più inquinato dell'area sia proprio Corso Campano a Venafro. E ci spostiamo adesso ad Isernia, che è tra le 28 città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2022. Entro il 12 ottobre saranno infatti scelte le finaliste. La valutazione si concluderà invece a novembre. Tra le 28 città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2022 c'è anche la molisana Isernia. A renderlo noto il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha trasmesso al Presidente della Conferenza Unificata l'elenco delle località che hanno perfezionato la candidatura. Entro il 12 ottobre la Commissione di valutazione definirà la shortlist delle 10 città finaliste. La procedura di valutazione si concluderà entro il 12 novembre 2020. Per il ministro Franceschini, in tutte le sue edizioni, la capitale della cultura ha innescato meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali dei territori. Non è un concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura viene conferito per la durata di un anno e la vincitrice riceve 1 milione di euro per la realizzazione del progetto.
e disagi per i passeggeri dell'intercity notturno partito dal nord Italia e diretto a Lecce, fermi da circa 6 ore nella stazione di Termoli, oggi a causa di una frana nella zona della ferrovia all'altezza di Ripalta, vicino il confine con il Molise. Messi a disposizione 7 autobus diretti verso le destinazioni del sud. Intanto sono in corso i lavori di ripristino della tratta. Ed è stato pubblicato sul sito del Comune di Termoli l'avviso per il reperimento di 35 lavoratori. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 28 di agosto. Ma andiamo a vedere. Il Comune di Termoli cerca 35 lavoratori per progetti volti alla realizzazione di opere. 10 posti sono riservati alla campagna di promozione e potenziamento degli strumenti di raccolta differenziata, 14 alla riqualificazione edifici a carattere storico, artistico e culturale di proprietà del Comune e interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, 8 alla digitalizzazione degli archivi informatici e 3 alle azioni di supporto nei servizi sperimentali di inclusione sociale in favore di soggetti svantaggiati. L'avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Termoli ed è rivolto a disoccupati per l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati. Nel bando sono illustrati tutti i requisiti utili per l'invio della domanda, che potrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva reperibile sempre sul portale del Comune di Termoli all'indirizzo www.comune.termoli.cb.it alla sezione avvisi, altrimenti ritirando il modulo presso lo sportello del segretariato sociale ex Rieco in piazza Martiri delle Foibe. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 28 agosto. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha integrato di 932 unità i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia primaria, e al Molise sono stati assegnati 155 posti in più rispetto ai 135 degli anni precedenti. E quanto fa sapere l'Università del Molise, che spiega come si tratti di una rinnovata fiducia per l'Ateneo. E nasce dall'idea di due fratelli ad Isernia, AirMed, un dispositivo indossabile capace di purificare l'aria e migliorare la respirazione. L'azienda Mendel Capital ha presentato la sua idea a sostegno di tutti, ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Nasce in Molise, precisamente ad Isernia, il purificatore di aria portatile e indossabile. L'idea è di due fratelli commercialisti, David e Daniel, della startup Media Capital della cittadina Pentra, che hanno deciso di realizzare uno strumento piccolo ma straordinariamente utile, soprattutto per tutte quelle persone che hanno problemi respiratori e allergie. Il dispositivo, dalla forma morbida e ovale, assomiglia ad un amuleto capace di contrastare ogni tipo di problematica legata alla respirazione. È il primo purificatore in grado di generare 20 milioni di ioni negativi e consente di allontanare gli inquinanti della zona respiratoria. È un prodotto dedicato a tutta la famiglia, semplicità di utilizzo, silenziosità, nessun filtro da cambiare, nessun uso di sostanze chimiche. Una sola ricarica elettrica garantisce fino a 25 ore di autonomia e fornisce una potenza di pulizia 9 volte superiore, consentendo di respirare aria più pulita dell'87,5%. La recente emergenza sanitaria ha imposto soprattutto ora un cambio di rotta, cercando di indagare sulle cause e sull'incidenza delle infezioni virali in relazione al particolato atmosferico. Un'idea questa che potrebbe aiutare anche a combattere il contagio da virus. Insomma, in regione nascono idee davvero interessanti, capaci di attirare l'attenzione di un vasto pubblico di persone, giovani e meno giovani. E la scomparsa del grande giornalista Sergio Zavoli ci ha portato a ricordarlo in una sua conferenza tenutasi a Trivento nel 2002 ed organizzata dalla scuola sociopolitica Paolo Borsellino. Andiamo a rivedere quei momenti. Sergio Zavoli è stato uno dei maestri storici del giornalismo, oltre che uomo di televisione, attraverso i suoi lavori che restano come punti fondamentali per la conoscenza della professione. Noi di TLT vogliamo ricordarlo attraverso un estratto di una sua conferenza dal titolo Le ragioni della speranza, che tenne a Trivento poco dopo il terremoto del 2002 in Molise.
L'iniziativa fu organizzata dalla scuola sociopolitica dedicata a Paolo Borsellino. Io credo che sia stata una grande idea quella di intitolare questo corso a questo che non è soltanto un sentimento. Il verbo della speranza oggi non è più sperare, è agire. Nel senso che o noi mettiamo la speranza dentro la storia, affidandole dei progetti, dei propositi, oppure un sentimento edificante, etereo, certo, che non può scomparire dal cuore dell'uomo, anzi che è bene rimanga e si faccia strada a sua volta, ma che deve produrre effetti. La speranza non è quel qualcosa che sta al di là di noi e che agisce, per così dire, senza di noi, corrispondendo a volte sì, a volte no, ai nostri desideri. La speranza deve poter coincidere con i nostri desideri e soprattutto con i nostri bisogni. Ecco il nuovo valore laico della speranza, che lasciando intatta la speranza del credente, o comunque la speranza interiore, quella spirituale, trasforma però questa categoria del sentimento e del pensiero, perché sperare vuol dire anche pensare, persino credere vuol dire pensare. Serata di premiazione domani dalle 18 nella piazza antistante la chiesa madre di Oratino della 17ª edizione del premio nazionale di poesia dedicato ad Arturo Giovannitti. L'iniziativa, che si svolge simbolicamente il 1° di maggio di ogni anno, questa volta è stato rinviato a causa del contagio da virus. Il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti e la soprintendente del Molise Dora Catalano hanno firmato un accordo per l'apertura del parco archeologico almeno fino al 17 di ottobre del 2020, ma vediamo nel dettaglio. Firmato l'accordo tra il comune di Larino e la soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise con il sindaco Giuseppe Puchetti e la soprintendente Dora Catalano. Il parco archeologico della cittadina frentana riaprirà i battenti sabato 8 agosto. L'apertura avviene grazie alla disponibilità della dirigenza della soprintendenza e a quella dei ragazzi del servizio civile impegnati nel progetto Larino da scoprire. Ogni settimana e fino al prossimo 17 ottobre sarà garantita l'apertura del parco attraverso i seguenti orari. Nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 18, mentre di domenica l'ingresso sarà permesso dalle 9.30 alle 13.30. Nei giorni di martedì e giovedì il sito invece sarà aperto solo al mattino con orario 9.30-13.30 e con personale della soprintendenza. L'accordo raggiunto premia il lavoro di tutti, permettendo a Larino di far conoscere le sue inestimabili ricchezze. E vediamo adesso le previsioni del meteo. Aloha Park Village a Campomarino Lido, per non rinunciare al piacere di nuotare in un meraviglioso mare blu. Cielo coperto poco nuvoloso oggi su gran parte del Molise. Le temperature sono comprese tra la minima di 17 gradi a Campobasso e la massima di 27 ad Isernia. Dalla sera cielo stellato. Nella giornata di domani ancora nubi sparse e possibili fenomeni temporaleschi nel corso delle ore pomeridiane. Molto mosso il mare Adriatico, venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. E la squadra di calcio del Campobasso si prepara in vista della nuova stagione sui campi da gioco dopo il fermo sanitario. Positive le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica Luigi Mandragora. Si punta, come sempre, tutto alla vittoria. Ma andiamo a vedere. La volontà della proprietà e della società Campobasso
è sempre la stessa, quella che se ci dovesse essere la possibilità di poter provare a fare il salto di categoria attraverso il ripescaggio, ci vogliamo provare e ci siamo. Detto questo, ieri comunque con le iscrizioni del Consiglio federale di Lega Pro si è comunque tirata una linea e si è data la precedenza alle riammesse. Quindi diciamo che il percorso sembrerebbe ad oggi un pochino più complicato in questo senso, però diciamo che sarà un agosto che ci riserverà ancora tante sorprese. Non diremo la parola fine finché non ci sarà l'ufficialità e ci metteremo l'anima in pace e proveremo a vincere questa benedetta Serie D. Premesso che vincere non è mai facile, sicuramente l'obiettivo dovrà essere quello di migliorare l'ottimo campionato fatto l'anno scorso. Purtroppo ci è stato, diciamo, rubato anche, se vogliamo, un sogno, perché una rincorsa fatta a quei ritmi con cui viaggiavamo quando si è interrotto tutto, purtroppo lascia l'amaro in bocca. Se, ripeto, non ci sarà la possibilità di fare il salto di categoria, purtroppo o per fortuna ci toccherà portare questo fardello di essere, diciamo, la squadra che dovrà provare in tutti i modi fino all'ultima giornata a vincere il campionato, questo sì. E un'ulteriore tappa di avvicinamento alla 1 che verrà: il Consiglio federale della FIP ha ratificato il format dei tornei nazionali maschili e femminili di basket. La 1 femminile sarà all'insegna dell'organico di segno a 14 formazioni e vedrà la Magnolia Campobasso di basket. Assieme al Battipaglia, Ragusa e Sassari, i Fiori d'Acciaio saranno una delle quattro realtà centro meridionali presenti. Gli altri 10 team sono invece tutti espressione del centro nord. Al via le competizioni che sono previste da domenica 4 ottobre. Da parte della Federbasket l'auspicio è far svolgere le gare a porte aperte non appena ci saranno le condizioni. E si apre anche la 21esima stagione per la Chaminade Campobasso di calcio a 5. Nei giorni scorsi si è svolto il consiglio direttivo, all'ordine del giorno la definizione dell'organigramma societario. Il presidente Franco Bossi, che sarà anche il responsabile del settore giovanile, il vicepresidente con delega, come responsabile del settore agonistica invece Domenico Scarnata. La società punta tutto alla valorizzazione delle risorse in termini sportivi ed economici. La partecipazione per il sesto anno consecutivo al campionato di Serie B Under 19 nazionale permettono alla Chaminade di portare in giro per l'Italia il nome del capoluogo e del Molise. E la squadra di calcio del Campo di Pietra ancora una volta nelle mani di mister Cordone. Dopo l'annuncio di Albino Fazio, il presidente Iacovelli ha provveduto a blindare il suo condottiero Mario Cordone e uno dei pezzi pregiati del mosaico Mustafa Touré. Per entrambi è arrivato nelle ultime ore il nero su bianco a sancire la prosecuzione di un matrimonio iniziato nella scorsa estate e che ha portato dei frutti importanti nell'ultima stagione di eccellenza interrotta in anticipo a causa del Covid-19. E con questo è tutto, si conclude questa sera l'edizione del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.